del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. All'inizio di questa celebrazione eucaristica chiediamo la conversione del cuore, fonte di riconciliazione e di comunione con Dio e con i fratelli. Il giorno in cui ricordiamo e facciamo memoria del nostro padre San Francesco, il quale la sua vita, la sua parola, la sua azione è stata sempre finalizzata all'invito alla conversione, cioè a riconoscere la presenza di Dio nella nostra vita e la necessità di indirizzare il nostro cuore alla sua volontà, a quel Gesù che si fa nostra via, che è la nostra verità, che è la nostra vita. Riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, in parole e intenzioni, per mia colpa e colpa di tantissima. Supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Thank you.
Dio, grandezza degli umili, che hai scelto San Francesco di Paola, minimo tra i fratelli, per innalzarlo ai vertici della santità, e lo hai proposto al tuo popolo come modello e protettore, concedi anche a noi di seguire il suo esempio per condividere con lui l'eredità promessa ai miti e umili di cuore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Prima lettura. Dal libro del profeta Isaia. Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca. Si canti con gioia e con giubilo, le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. Ci sarà una strada appianata e la chiameranno via santa. Nessun impuro la percorrerà e gli stolti non vi si aggireranno. Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo. Gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Parola di Dio. Esaltiamo insieme il nome del Signore. Ripetiamo. Sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. Ascoltino gli umili e si rallegrino. Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Gustate e vedete quanto è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore e i Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se anche parlasse le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e possedessi la pienezza della fede, così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. La carità è paziente, è benigna la carità, non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia,
non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità. Ma di tutte più grande è la carità. Parola di Dio. Laus tibi Christ, prex aeter ne glonie. Laus tibi Christ, prex aeter ne glonie. Laus tibi Christ, laus tibi Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno dei cieli. Gesù disse: ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero. Parola del Signore. Era il 2 aprile, venerdì santo del 1507, quando il nostro padre San Francesco, frate Francesco, lascia questo mondo e ritorna alla casa del padre. Si conclude l'esperienza umana di Francesco Martolilla, l'uomo che ha lasciato la sua terra, la Calabria, per recarsi in Francia, per volontà, per
desiderio e lui per obbedienza del Papa Sisto IV. Per recarsi alla corte del re Luigi XI, in attesa del miracolo, il re aspettava il miracolo da parte di Francesco, miracolo che non avvenne. Il miracolo fu, lo sappiamo, che il re è morto, riconciliato con Dio, con se stesso e con il prossimo, con il suo popolo. Cinque anni dopo, 1507-1512, Giulio II diede la possibilità di iniziare il cosiddetto, possiamo dire oggi, processo di canonizzazione, quello che si inizierà giorno 6 per Natuzza, Parvati. Qualcuno dice la fanno già beata, non è canonizzazione, è inizio del processo di canonizzazione, cioè si dà inizio ad un tribunale ecclesiale di raccogliere le testimonianze sullo soggetto, sulla persona, su San Francesco, su Francesco di Paola. E sappiamo che abbiamo due processi, quello calabrese, cosentino, quello turonense, cioè quello di Francia, perché San Francesco è vissuto in Calabria, è vissuto appunto in Francia. A sollecitare, vedete, questo inizio, questo processo, è stata la regina Anna di Bretagna, moglie di Luigi XII, i quali avevano ricevuto un miracolo da parte di San Francesco, la guarigione della figlia Claudia, e questo spinse anche Papa a, grazie ai regnanti di Francia, uniti anche al primo generale dell'ordine, padre Francesco Binet. Comincia questo processo, muore il Papa, succede a Giulio II Leone X. Dopo 4 mesi del suo insediamento, senza tener conto di quello che era stato fino a allora il processo, proclama e permette il culto a Fra Francesco di Paola, in certo senso quasi lo beatifica, senza che i processi fossero conclusi. Perché questo? Sia per la fama di santità di Francesco, sia perché quel Leone X era quel appartenente alla famiglia dei Medici, la tradizione ci dice che Francesco lo abbia incontrato a Roma, no? E abbia predetto, dice, quando tu, ecco, sarai Papa, mi farai santo, proclamerai santo. Comunque il processo continua, fino ad arrivare poi, ecco, con la bolla di canonizzazione, Excelsus Domini, 1 maggio del 1519 San Francesco è proclamato santo. E la cosa bella, la sottolineo con voi questa sera, alcune caratteristiche che il Papa Leone X sottolinea di San Francesco in questa bolla. Innanzitutto dice che era un uomo di lavoro, è bello questo aspetto, uomo di lavoro, non aveva lasciato quello stile di vita che aveva nel Calabria, l'uomo della terra, l'uomo che lavorava la terra, l'uomo che viveva dalla terra, uomo di lavoro, anche alla corte di Francia. Leone XVI altresì sottolinea come Francesco era l'uomo, ecco, della preghiera, dedito alla preghiera, perseverante nella preghiera, capace di vivere questa comunione, questo rapporto
con Dio. Era l'uomo ricco di umanità, ci dice il Papa nella sua bolla, nella bolla di canonizzazione, ricco di umanità, ricco di affabilità. Perché questo? Perché caratterialmente Francesco era così, può darsi, tendenzialmente dal punto di vista caratteriale e temperamentale, no? Aveva questa capacità di apertura, di amabilità, ma soprattutto perché era l'uomo di Dio, era l'uomo di Dio. Cioè l'esperienza nella preghiera, l'esperienza che faceva di Dio nella preghiera, si manifestava poi nel rapporto con gli altri. Non a caso l'anonimo dice che tutte le persone che si recavano da Francesco per chiedere, per invocare qualche grazia, se ne ritornavano felici e contenti nelle proprie abitazioni. Perché questo? Magari se ne tornavano senza aver ricevuto il miracolo, avranno ascoltato una buona parola, un buon consiglio, una pacca sulle spalle, amen, perché avevano incontrato in quella persona e con l'uomo di Dio, l'uomo sincero, l'uomo amabile, l'uomo capace di accogliere, l'uomo capace di creare anche per poco un'empatia con l'altro, cioè di entrare, no, nelle situazioni, nelle problematiche degli altri. Che bello questo, eh? Ecco, l'uomo ricco di umanità, perché ricco di Dio, dava questa ricchezza agli altri. E poi, ecco, sottolinea, lo sappiamo, la sua umiltà di Francesco, un'umiltà che non si manifestava semplicemente nelle grandi occasioni, ma nella quotidianità della sua vita. Ecco, noi a volte pensiamo che i gesti di umiltà, i gesti di altruismo, diciamo la nostra azione frutto della nostra religiosità, no, devono essere messi in atto solo in circostanze e in situazioni particolari, no, sempre nella quotidianità veramente della nostra vita. Che bello se la nostra vita fosse veramente caratterizzata pienamente come lo stile della vita di Francesco: lavoro, preghiera, l'umiltà, l'accoglienza, l'apertura verso l'altro. Direte, è difficile questo, eh? Non è difficile, non è impossibile. Perché se c'è alla base quello che abbiamo ascoltato nella seconda lettura, se c'è nel nostro cuore e nella nostra mente l'amore, tutto è possibile a chi ama Dio. E allora vedete come Francesco, no, ha percorso il cammino che lo ha portato alla santità, al riconoscimento poi della Chiesa. Anche noi siamo chiamati a percorrere il cammino della santità. Nessuno è escluso. Neanche il peccatore, perché se il peccatore si converte e intraprende il cammino, no, di riconciliazione con Dio, con se stesso e con gli altri, può camminare perfettamente verso la santità. Ed è questo, vedete carissimi, l'invito che ci viene dai santi, ma che ci viene anche dalla Chiesa, ci viene da Papa Francesco. Non dimentichiamo l'esortazione Gaudete ed Exultate, dove il Papa chiaramente ci dice in quell'esortazione che quello che lui vuole ricordarci a noi, che la chiamata alla santità che il Signore fa, la fa a ciascuno di noi, non l'ha fatta a Francesco, la fa oggi a noi, l'ha fatta a Francesco a suo tempo, la fa oggi a noi. E quella chiamata, dice il Papa Francesco, che ci rivolge anche a te. Siate santi perché io sono santo. Tutti i fedeli, vedete, tutti i fedeli di ogni stato, di ogni condizione, sono chiamati dal Signore alla santità. Ognuno per la sua via ha una santità, la cui perfezione è quella stessa del Padre Celeste. Quello che conta per ciascuno è che bisogna discernere la propria strada e bisogna far emergere il meglio di sé stesso.
quanto di così personale Dio ha posto in lui, nella persona, in ognuno di noi. Ecco, Francesco ha fatto emergere quello che Dio aveva donato a lui stesso, aveva regalato. Lo ha messo a frutto. Dopo 5 secoli, anzi dopo 600 anni, ricordiamo ancora la figura di Francesco e siamo qui per ricordarlo, per pregarlo, per festeggiare insieme a lui. E poi il Papa dice, per essere santi non è necessario essere vescovi, essere sacerdoti, essere religiosi o essere religiose. Molte volte, ecco, abbiamo la tentazione di pensare che la santità è riservata a coloro che hanno la possibilità di mantenere le distanze di occupazione ordinaria. Dice, ecco, quello che sta in un monastero, in un convento, ha più possibilità di farsi santo, ha più tempo di dedicare alla preghiera, più tempo di dedicare a Dio, eccetera, eccetera. Non è così. Quello è uno stato di vita, è uno stato attraverso il quale si può raggiungere la santità, ma ci sono anche altri stati, perché tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore, quell'amore che è al fondamento di tutto, non solo vivendo l'amore, ma offrendo a ciascuno la propria testimonianza nell'occupazione di ogni giorno, lì dove si trova, lì dove il Signore l'ha chiamato a vivere. E dice il Papa, sei una consacrata? O sei un consacrato? Sii santo vivendo con gioia la tua donazione. Sei sposato? Sii santo amando e prendendoti cura di tuo marito, di tua moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un lavoratore? Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro al servizio della tua famiglia, al servizio dei fratelli. Sei un genitore, sei una nonna o sei un nonno, sii santo insegnando con pazienza ai bambini a seguire Gesù. Hai autorità? Sei qualcuno che occupa un posto di autorità? Sii santo lottando a favore del bene comune e rinunciando agli interessi personali. Vedete? Allora in qualsiasi stato noi siamo chiamati alla santità, nessuno è escluso. Noi abbiamo iniziato il 27 l'anno giubilare della santità. Volesse Dio e San Francesco che per tutti noi veramente quest'anno possa per noi essere veramente l'anno in cui riscopriamo quella parola di Dio, la parola di Dio dentro di noi, che ci aiuta a diventare santi. Ripeto, lì, come ci dice il Papa, dove Lui ci ha chiamato e dove noi svolgiamo appunto la nostra attività. Non è impossibile raggiungere la santità, perché c'è anche la grazia. Che cos'è la grazia di Dio? È il dono dell'amore e della misericordia gratuito che Dio ci fa di se stesso. E attraverso che cosa ce lo fa questo dono della grazia? Attraverso i sacramenti. Ecco allora che vi invito ad approfittarne in questo anno per le indulgenze plenarie, per pregare per i nostri morti, i fratelli che ci hanno preceduto, ci aiuterà così ad entrare in quella relazione di con Dio attraverso il sacramento della confessione, perché siamo chiamati a riconciliarci con Dio, a riconciliarci con noi stessi, a riconciliarci con gli altri. Siamo invitati, ecco, a pregare per il nostro Santo Padre secondo le sue intenzioni, e siamo invitati a fare la nostra professione di fede, In che cosa si sintetizza la nostra professione di fede? Che noi crediamo in Dio uno e trino. Allora approfittiamone in questo anno, visitando una chiesa, un oratorio, ecco, dell'ordine dei minimi, della nostra famiglia religiosa,
partecipando alla celebrazione eucaristica, qualche funzione. Ecco, poi nel lungo l'arco degli anni dell'anno, ecco, faremo anche dei momenti come l'abbiamo fatto per l'anno della misericordia. La grazia di Dio passa, passa, non lasciamola passare, approfittiamone per noi e per gli altri. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli carissimi, celebrando la memoria di San Francesco, ricordando le meraviglie della grazia operate in lui da Dio, fonte della santità, gaudio e corona di tutti i santi, rivolgiamoci con fiducia al Padre Celeste perché accolga benignamente le nostre suppliche. Pagina 166. L'inizio. Sì. Ripetiamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché la carità di Dio risplende in tutti i membri della Chiesa, sicché diano al mondo testimonianza di amore e di misericordia, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le autorità civili, perché si dedichino costantemente alla ricerca del bene comune in spirito di servizio e procurino sempre la serena concordia dei cittadini, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché nella famiglia religiosa di San Francesco e in tutte le famiglie, attraverso il mutuo spontaneo sacrificio, si fomenti una vera comunità di amore, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti coloro che sono nel dolore e nella sofferenza, perché accettino generosamente di unire le loro pene al sacrificio redentore di Cristo per la conversione del mondo, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i nostri amici, parenti, benefattori, per tutte le persone care, perché oltre alla felicità terrena, il Signore dia loro la gioia della vita eterna, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per noi qui presenti, che ci affidiamo alla protezione di San Francesco, perché riusciamo ad imitarne le virtù della carità, dell'umiltà, della penitenza, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Dio onnipotente, conforto e rifugio di quelli che sperano in te, ti siano gradite le nostre preghiere, avvalorate dai meriti e dalle intercessioni di San Francesco, ed esaurisci benigno i nostri desideri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ricordiamo in questa celebrazione eucaristica nostri fratelli Pasqualino, Francesco, Maddalena, Francesco, Giuseppe, Francesco, Franco, Francesco, 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 Antonio. Thank you.
fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, Signore, i doni e le preghiere del tuo popolo e per intercessione di San Francesco di Paola ricolma i nostri cuori con l'abbondanza della tua carità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. Veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu che nell'eternità della gloria con il Figlio e lo Spirito Santo sei un solo Dio, un solo Signore, nel tempo ti degni stabilire la tua dimora presso coloro che ti amano. Ammiriamo questo disegno d'amore del nostro Santo Padre Francesco. Egli davvero minimo, vivendo la tua vita, sull'esempio del Verbo incarnato, infiammato dallo Spirito, conobbe le verità divine riservate ai piccoli e svelò agli uomini la divina potenza con la moltitudine dei suoi prodigi. Per questo mistero di grazia e di salvezza, anche noi, uniti al canto degli eletti in cielo e di tutte le creature in terra, proclamiamo esultanti l'inno della tua lode. Santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo. E continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue,
per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua resurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e sceso al cielo nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi il sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, il nostro Padre San Francesco e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona Padre pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Luigi, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato la tua presenza e ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Datevi un segno di pace.
beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Preghiamo. Il pane del cielo che ci hai dato, Signore, alimenti in noi la fede, accresca la carità, accresca la speranza e rafforzi la carità. E per l'intercessione del nostro Santo Padre Francesco, ci renda degni della tua benevolenza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Chinatevi per la benedizione. Dio, gloria e letizia dei Santi, che ci concede di celebrare nella gioia la memoria di San Francesco di Paola, vi dia la sua perenne benedizione. Amen. Per l'intercessione di San Francesco di Paola vi liberi il Signore dai mali presenti e vi sproni ad una vita santa nel servizio suo e dei fratelli. Amen. Vi colmi di fede, di speranza e di carità, perché la vostra vita sia ricca di opere buone e possiate giungere alla gioia della vita eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Bene, prima di congedarci, un augurio a tutti Francesco e Francesca, Franceschi, a tutti. E a tutti noi, un augurio nel nome di San Francesco. Ed in particolare questa sera lo facciamo ai portantini, perché per loro iniziativa, ecco, San Francesco ha una nuova base più bella, che rende onore a lui, che rende onore a loro, rende onore alla comunità. E questa sera, ecco, benediremo la nuova vara a San Francesco che utilizzeremo appunto per le processioni. Ora invito al presidente, ai presenti qua qualcuno, di togliere il velo giallo, così diamo un po' di acqua benedetta. Prendi l'acqua benedetta. Thank you.